benvenuti un'altra volta qua con noi. Ciao Claudia. Ciao Ross. Bene, tutto bene, siamo all'aperto, siamo alla terrazza, è un po' di tagnol. Una terrazza lunga. Oggi parliamo di? Oggi parliamo di quello che si può fare d'estate. Si può stare seduti in una terrazza bevendo qualcosa, mangiando qualcosa, oppure fare cose insomma un po' più artistiche, tra virgolette, un po' culturali. E allora, Barcellona, ciao, per chi rimane in città, sì. Durante l'estate Barcellona offre tantissime cose, perché c'è da dire che comunque ha tantissimi spazi verdi, ha tantissimi spazi all'aperto utilizzati per proiezioni, concerti, eccetera, e quindi se ne può supplire, molti sono anche gratis, e quindi insomma ne parleremo un pochino. Allora, parleremo anche delle festas maggiori. Della festas maggiori, sì, che anche sono all'aperto, esatto. E durante l'estate. E durante l'estate, e spiegheremo che cosa sono. Esattamente. Quindi, se volete sapere, adesso vi raccontiamo un po'. Allora, abbiamo tra gli eventi culturali, diciamo, all'aperto c'è il cinema all'aperto o la musica all'aperto. Normalmente, per quanto riguarda il cinema all'aperto, a parte i vari centri civici che lo organizzano nei loro cortili, abbiamo quello, insomma, forse più famoso, che però quando vedrete questo programma sarà già concluso. Ma ricordatevelo per l'anno prossimo. Esattamente. Che è il cinema La Fresca, che si fa su Montjuïc. Sì, alla sala Montjuïc. Alla sala Montjuïc, che è sul selciato del castello di Montjuïc. E normalmente funziona così, c'è un concerto di musica dal vivo e poi c'è la proiezione. Ovviamente la proiezione può cominciare dopo le 10, sì. Perché come sappiamo, e per chi sta ancora in Italia non lo sa, qui tramonta tardissimo il sole, esatto. Il sole, e quindi prima delle 10 sarebbe impossibile sì. Fare una proiezione sulla parete, esattamente, no? E quindi la formula è 9:15 un concerto e 10:30 la proiezione del film. E la cosa più bella del Cine La Fresca di Montjuïc è il concetto del picnic. Cioè c'è questo prato dove tu puoi fare il tuo picnic, portare le tue cose da mangiare, puoi anche affittare un asdraio, oppure portarti la tua tovaglia da picnic e stare lì. Ed è molto caratteristico. È già finito, ma l'anno prossimo assolutamente andate. Ma ce ne sono anche altre. Per esempio l'Istituto Italiano di Cultura ha anche il suo cinema all'aperto, che quest'anno ha tema cinema e città italiane, sì. fino a settembre. Sì. Per maggiori informazioni controllate il loro sito, Istituto Italiano di Cultura di Barcellona, sì. E lì vedrete gli orari, credo che sia alle 9, e potrete vedere anche la programmazione. La programmazione, sì. In più ci saranno anche dei dibattiti, prima o dopo il film, per parlare giustamente di quello che rappresenta, insomma, la città e l'evoluzione della città. Prima tu dicevi anche della musica. Sì, esattamente, perché da diversi anni il Comune di Barcellona organizza quello che è Musica in los Parques, che è una manifestazione che comincia dal 31 maggio e si conclude il 30 agosto e riguarda 44 parchi di Barcellona. Sono 39 parchi e sono 44 concerti. Normalmente è musica classica, musica jazz, oppure blues, o sono formazioni corali. Quindi, per esempio, uno dei parchi è quello della Ciotolena, quindi adesso siamo più vicino, oppure il parco del Guinardot, oppure c'è il Parguay anche, che insomma deve essere un scenario abbastanza successivo per un po' di musica. E comunque controllate anche lì sulla web dell'Aiutamento dell'Aggiornamento di Barcellona Musica e los Parques, anche solo mettendo Musica e los Parques 2019 già viene fuori direttamente la web del comune, e lì c'è tutto il programma, sì. Che si può scaricare, comincia alle 9. Dura più o meno da all'ora alle 2 ore a seconda del concerto. È anche molto interessante anche lì, perché si svolge nel parco, non si sta abbastanza presto, e anche lì si può usare la formula del picnic. Quindi insomma portarsi le proprie cose, bersi una cosina, stare freschi, sentire un po' di musica. Che altro?
le feste di giugno. Esattamente, perché insomma Barcellona d'estate offre anche questo, che sono le feste maggiori, cioè quindi sono le feste di ogni quartiere. Come se fosse la sagra del quartiere. Esattamente, normalmente durano quasi tutta una settimana. Sì, alcune durano anche una settimana e mezzo. Mm-hmm. E la più famosa, la più importante, la più caratteristica è quella di Gracia. Sì, no? Non ce ne vogliono gli amici di Gracia, vogliono gli altri quartieri. No, però... Però normalmente le più frequentate, diciamo così, tra virgolette, sono quelle di Gracia, che comincia il 15 agosto e va avanti fino al 21 agosto. E quella di Sanz, che è quella che si lega, normalmente ci sono due giorni in cui si sovrappongono entrambe le feste, e che dura fino al 28 agosto. E dura fino al 28 agosto. Nel mentre ci sono quelle di Pompe Secchi, sono appena finite, che sono dal 13 al 22 luglio, poi ci sono quelle del quartiere gotico, siamo guardando appunto, quelle del quartiere gotico che più o meno coincidono con quelle di Gracia, perché durano dal 14 al 18, vedete che non è una settimana. Poi abbiamo quelli Pomerol, che sono molto interessanti per la vicinanza alla spiaggia, che sono dall'8 al 17 settembre, e poi c'è la Mersa. La Mersa, che è quella conclusiva di tutte le feste, è la più grande. È la più grande, è, perché diciamo, è di tutta Barcellona. Esatto. È come la, appunto, la festa maggiore della smaggiore di tutta Barcellona, e gli spazi sono principalmente dei concerti. La fabbrica Dumble, che è vicino a Strada della Famiglia. Cioè la famiglia San Pau dos de Mar. Sì, la fermata più vicina è San Pau dos de Mar. Esattamente. E Plaza Catalunya, e la Plaza del Mappa. La Plaza del Mappa, e alcuni anni, non sempre, però organizzano anche dei concerti nel Forum. È vero, sì, normalmente la gente finisce la festa nel Forum. Sì. E poi il resto della città, perché insomma poi durante la festa maggiore, se ci siete stati lo sapete, ma comunque non sono solo concerti, anche nei giorni ci sono moltissime attività. Infatti quello che è la cosa interessante è come cambia il quartiere in questi giorni. Perché sappiamo, se siete appena arrivati ve lo racconteremo adesso, Barcellona è famosa per avere una rete di cittadini molto attiva. Ci sono molte attività, molti club, chi fa i tamburi, i castellers, ma anche i correfò, per cui ci sono molte feste e molte riunioni di questi gruppi. Ci sono tante zone pedonali, quindi chiudono le strade, ci sono i supa populars, che sono delle cene sociali, dove si mette la brace e... Esattamente, normalmente quello che i soldi che si ottengono da queste cene normalmente vanno a finanziare, perché in feste tipo quella di Gracia, quella di Sanz, dove ci sono le decorazioni di strada, perché non abbiamo detto che ci sono le decorazioni, esattamente, e le strade vengono decorate completamente normalmente con la tematica di scena. Già ci stanno lavorando insomma da almeno 7-8 mesi, in realtà il lavoro è continuo. Io che abito a Gracia lo vedo, perché praticamente i miei vicini durante, per esempio, l'inverno fanno le calzutadas, così quello che ottengono dalle calzutadas comprano i materiali, esattamente, lo investono per le assistenze maggiori, perché molti si chiedono, mi è capitato che mi abbiano chiesto, ma come lo fanno, eccetera eccetera. Ovviamente tipo 4-5 giorni prima di venire a lavorare freneticamente, però il lavoro durante l'anno ci lavorano fine settimana. Sì. Ogni strada, soprattutto a Gracia, ogni strada ha il suo comitato, e ci lavorano, perché normalmente è fatto con tutti i materiali riciclati. Mm-hmm. Uno, perché è una questione ecologica, e due, perché sono materiali che costano poco. Certo. Quindi insomma c'è un'inventiva molto molto fervida dietro la decorazione di queste strade, è molto carino come maniera di aggregazione. Mm-hmm. Di tutto il quartiere. Esattamente. Poi su base, nelle pranzi popolari, insomma, poi alla fine finisci che fai amicizia con tutti. Ed è anche una maniera, io la consiglio sempre come maniera per integrarsi, un poco nel quartiere, se non si conosce nessuno. Esatto. Andare a queste riunioni, eccetera, normalmente la gente è molto molto accogliente. Sarebbe una cosa molto carina. Sì, e non sono solo queste, ogni quartiere ha la sua festa, sì. Quindi anche lì controllate su internet, Festes Majors
2019 per sì. vedere tutte le date, e all'interno di ogni festa maggiore potete vedere tutti i programmi, sì, che sarà diviso per spazio o per fascia oraria o per pubblico, quindi per le famiglie o amanti della musica o amanti del teatro, quindi controllate sempre. Questo sembra sia abbastanza. Buone vacanze, buona estate, buona Barcellona se rimanete, e fate qualcosa di queste cose perché sicuramente vi divertirete molto. Raccontatecelo. Raccontateci, commentate, dateci idee, raccontateci voi se sapete di altre cose da fare durante l'estate. E un saluto, ciao, alla prossima. Ciao.